saluto a tutti amici di RL TV e benvenuti a questa serata. Questa serata in cui siamo presenti qui ai Giardini di Marzo di Poggio Bustone per la nona edizione del premio Poggio Bustone, edizione 2013. Io Roberto Billi e Chiara Pallocci vi diamo il benvenuto e speriamo di condurvi in questa serata fatta di musica, fatta di note, in cui conosceremo gli 8 artisti finalisti che si sono guadagnati questa finale proprio nelle audizioni fatte ai Forward Studio a giugno in questo 2013. E alle mie spalle è già cominciato il tutto, ci sono le prime presentazioni e tra poco andremo appunto a conoscere anche da vicino i protagonisti di questa serata. Lascio una battuta qui a Chiara. Chiara, cosa ti sembra di questa serata? Che atmosfera si respira? Una bella serata di fine estate, il pubblico delle migliori occasioni. Ricordiamo 8 artisti, 2 pezzi ogni artista. Sarà nostra cura intercettarli e fargli una bella intervista a fine esibizione. Non ci resta che augurarvi buona serata. Ne vedremo delle belle, rimanete con noi. Ragazzi, benvenuti a Poggio Bustone. È doveroso presentare la giuria. E qua l'applauso forse è meritatissimo, perché in giuria quest'oggi abbiamo un maestro, abbiamo una persona tra le più rilevanti del panorama italiano musicale, che sarà il presidente di giuria. Vincenzo Incenso, onoratissima di averti qui con noi oggi. Grazie davvero, grazie davvero. Cantautore, paroliere, scrittore, collaborazioni con Renato Zero, Michele Zarrillo, attualmente sta lavorando per il musical di Giulietta e Romeo che uscirà il prossimo mese insieme a David Zard, ma sicuramente è famoso anche per Dracula con la PFM. Voglio citarvi solo alcune delle sue canzoni più famose: 5 giorni, L'elefante e la farfalla di Michele Zarrillo, ma anche il bellissimo brano di Valentina Giovannini, scomparsa troppo prematuramente, Il passo silenzioso della neve. Un applauso al grandissimo maestro presidente di giuria di quest'oggi, che già per questa presenza regala a questi ragazzi un'opportunità magnifica nella loro carriera. Grazie davvero. Ma con lui sicuramente un'ottima compagnia. Marzia Apice, del portale For Arts, partnership del premio, che offrirà il secondo premio, che consiste in 6 mesi di promozione della band e un articolo sul giornale proprio di For Arts. Poi Emiliano Girolami, musicista della TFC Record, spero di averlo detto bene, eccoci, e soprattutto collaboratore di chitarre, grazie Emiliano per essere con noi oggi. Francesco Rinaldi, Pogliano Doc, a cui ho provato a chiedere in ogni modo di essere parte della giuria, finalmente quest'anno sei con noi. Musicista Pogliano, noto soprattutto come autore e compositore, ve ne voglio citare qualcuna perché insomma quest'uomo ha vinto lo Zecchino d'Oro più e più anni. Riprendiamoci La fantasia, Cane e gatto, Corri Topolino e poi chiaramente la sua carriera teatrale, perché oggi Francesco racconta un po' la musica che fu negli anni 60, no? In degli spettacoli teatrali veramente belli. Ancora Massimo Rossi, musicista professionista della Polizia di Stato, grande protagonista della nostra terra, grande organizzatore. È dietro al concerto dei Pooh fatto a Città Ducale. Quindi Massimo, continuiamo a portare artisti per favore a Rieti, continuiamo che ne abbiamo bisogno. E ancora Marco Testoni, musicista professionista, grande amico del premio Poggio Bustone, grande nostro amico, musicista del progetto Pollock, ma soprattutto non è di Rieti. E voglio citare una cosa che trovo veramente rilevante. Marco Testoni è ambassador del Monpeo in Corto. Il Monpeo in Corto è un altro importante evento che si svolge nella nostra splendida terra, ovvero dedicato al cinema. E Marco Testoni ha fatto qualcosa di bellissimo negli anni. Ha regalato i suoi contatti, cioè ha messo in contatto l'organizzazione di quel festival della Sabina, splendido, di cui io mi occupo con grande amore, oltre che onore,
e ha permesso a molti artisti, autori, registi di essere con noi, insomma, di interessarsi davvero alla nostra terra. Quindi lo ringrazio doppiamente, anche oggi in veste chiaramente di giurato, anche per la sua consulenza musicale in Medusa e quant'altro che sicuramente prosegue. Cristina, scusate ma dovevo dirvi una serie di cose, invece adesso passiamo a qualcosa che ci riguarda più da vicino. Andrea Barbacane, vuoi salire qui con noi sul palco? Signore e signori, il figlio di Albarita Battisti, il vero nipote di Lucio Battisti, sangue del suo sangue potremmo dire. Andrea, ben trovato. Buonasera, non applaudite, non so Lucio Battisti. Anche se parli uguale in realtà. Beh, la voce è quella, non ci posso fare niente. Sono emozionato. Pubblico così bello, probabilmente ci sono anche dei parenti, qualcuno l'ho salutato, qualcuno l'ho intravisto. Che dire, che bella gente, visto tutti gli episodi negativi che ogni tanto hanno costellato la vita di Sio, non ultimo il fatto di spostare quei quattro pezzi di legno. Lucio Battisti è vivo, questa è la novità, lui è vivo nelle sue canzoni, nella sua musica, lo ascoltiamo ogni giorno. Tanto non lo vedeva nessuno di voi, quindi è ininfluente quello che possono fare. È un magismo medievale, la tomba, i fiori, l'oculo, come è trattata. Libera la coscienza dei vivi. Lui fondamentalmente non assiste a questo, state tranquilli. E noi lo ricordiamo ogni giorno, se mi posso permettere un sofismo, ogni mattina quando lo riascoltiamo rinasce. Questo è quanto. Andrea, ma tu oggi hai un documento con te, vero? Sì, vi leggerò una lettera di mia madre, una lettera postuma scritta nel gennaio del 2001, quindi a 3 anni dalla morte di zio Lucio. Metto occhiali perché non ci vedo. Noi siamo pronti, emozionati al punto giusto. Mi sembra Aldo Fabrizi. Roma, 21 gennaio 2001, quindi 3 anni dopo la morte di zio Lucio. È mia madre che scrive. Naturalmente non è la lettera originale, io l'ho ricopiata per non incorrere in errori. Io non so, contrariamente a molti che affermano di saperlo, come Lucio avrebbe voluto essere ricordato né cosa avrebbe potuto farlo felice in questo. Forse semplicemente essere ancora vivo. Questa battuta gli sarebbe piaciuta e ne avremmo riso insieme. Molti ripetono in un opaco ritornello: Lucio voleva essere lasciato in pace. Ma questo è un modo sciatto e superficiale di interpretare le sue esigenze di riservatezza e di rigore. Vuole essere lasciato in pace dagli sciocchi e dagli importuni non vuol dire rifiutare gli altri. E in ogni caso non ho mai sentito questa frase dalle sue labbra. Forse aveva il desiderio più profondo e più gelosamente custodito che abbiamo tutti: essere capiti ed amati. Mi piace credere che non più impigliato nella rete delle paure e dei perché, accoglierà con leggerezza l'omaggio che ciascuno vorrà tributargli. Albarita Battisti. Maria Cristina. Non posso aggiungere nulla a queste parole, qualunque cosa sarebbe superflua. Grazie Andrea di questo regalo che hai fatto a tutti noi. Grazie a voi. Andrea, vogliamo dare allora questo riconoscimento oggi e chiamare qui sul palco Maristella Gallotti. E ce l'avevi vicino, sì, eccola con noi. Maristella Gallotti, premio Albarita Battisti 2013. Un tempo dicevano di sì. Grazie, beh, non si chiede, ma veramente io lo dico. Io ho 57 anni e vorrei un applauso, grazie, perché ero proprio una bimba quando ho conosciuto, come hai detto tu, tuo zio. Quindi sono, non lo so, mi trema la voce. Meno male che non devo cantare adesso, meno male, davvero.
Lo reggio io. Io dico, mannaggia, ma tu vuoi sposare? Ma chi me lo ricorda? Vabbè, Andrea. Se può dire, no? E l'hai detto? È un desiderio, tanto non siamo più a verà. Chiedi a lei se si può dire. Guarda, Andrea, non vorrei che domani ci arrestano, arrivano qui 20 avvocati e tutto il resto. Ascolta tesoro, intanto io dico... È un desiderio inespresso, tanto non è possibile. E non insistere perché ci assomigli pure e poi finisce male, aspetta. Allora, così abbiamo sdrammatizzato come amo io. Io sono davvero molto emozionata e ti voglio dire una cosa. Lui è qui con noi, come io ripeto ogni anno che sono qui. Lui è qua, vicino a noi, ci ascolta, no? C'è una farfalla, che ne so, anche una formica che cammina piano piano. Lui per me è sempre qui, è rimasto qui perché era molto molto legato a Poggio Bustone. Io mi permetto di leggere quello che c'è scritto, vuoi leggerlo tu, Andrea? Sì, lo rimetto gli occhiali. Va bene. L'ho detto, scusa. Prego. È così. Sta diventando una commedia. È simpaticissimo. Associazione Musicale Poggio Bustone, Comune Poggio Bustone, Festival Nazionale della Canzone d'Autore, Premio Poggio Bustone edizione 2013, Premio Albarita Battisti a Maristella Gallotti, con stima ed affetto. Grazie. Vengo di scena a te di là. Me li leggo, mi lascio, magari ti assomiglio. Posso dare una tuba? Sì. Grazie Maristella, grazie Maria Cristina, vuoi aggiungere qualcosa? No, io lascio la parola ad Andrea, vi auguro un buon premio e ragazzi mettetecela tutta, mi raccomando, questa è la nona edizione del premio Poggio Bustone. Sarebbe un piacere rimanere con voi per motivi di strettamente legati al lavoro che faccio, purtroppo domani mattina. Questa notte vi devo lasciare, vi dico con commozione e anche con dispiacere, perché sarebbe stato bello parlare di zio fino a domani mattina, non mancherà occasione, mi libererò la prossima volta. Ciao a tutti. Grazie Andrea, grazie Maria Cristina. Questa prima fase del premio, doverosa sicuramente, insomma, è andata e adesso possiamo dedicarci molto più specificatamente alla musica. E allora vorrei invitare qui con me il primo artista, però prima Riccardo mi devi dare una mano, perché dobbiamo mettere in condizione Stefano di poter suonare liberamente. Ho bisogno di liberare un attimo qua, meglio il palco, perché qui con me sul palco vorrei invitare il primo artista, il giovanissimo Stefano Testa Secca. Vieni Stefano. Eccoci Stefano, dove vuoi poggiarla l'acqua? Dimmela a me, dammela a me qua. Sono io dietro a te, appena vuoi l'acqua ci sono, va bene? Sei pronto? Sei pronto per il premio Poggio Bustone? Lo apri tu, eh? Va bene. Signore e signori, Stefano Testa Secca, angelo di Dio. Il piacere è tutto mio, disse il perfido demonio, organizzare questo addio ti costerà un bel patrimonio. Tutti colpevoli, nessuno condannato, tutti consapevoli ma nessuno calpestato. 100 spose, 100 rose, 1000 battiti di ciglia, 1000 lacrime di vita, 100 fazzoletti al vento, 1000 vite in un istante, ora unite ma distanti, si separano e si uniscono in 1000 balli e 1000 canti. Il piacere è tutto tuo, se devi farlo fallo adesso, ora che a pensarci bene non so neanche più me stesso. C'è chi vince, c'è chi perde, c'è chi ride, c'è chi grida, sono io il toro ferito in questa lurida corrida. 100 spose, 100 rose, 1000 battiti di ciglia, 1000 lacrime di vita, 100 fazzoletti al vento, 1000 vite in un istante, ora unite ma distanti, si separano e si uniscono in 1000 balli e 1000 canti. E questo cos'è? Un contratto con te, non ti fidi di me, hai paura?
perché il demonio chiedimi un po' tra me e te, giù la maschera, Dio dove? Dimmi come l'hai capito, disse l'angelo impaurito, preoccupato di cadere giù nel baratro infinito. Certo questo non ha senso e ti dico quel che penso, a prestarmi a questo gioco provo sai un dolore immenso, ma è la volontà di Dio, non è ciò che voglio io, sul libro assai divino c'è chi scrive il mio destino. Io seguo, faccio, parlo, prego e spero che il domani mi riporti le mie ali e mi purifichi le mani dal sangue delle spose, dalle spine delle rose, che si asciughino le lacrime sui fazzoletti al vento, mille vite ormai perdute siano unite in un istante, senza mai più torturarmi in un incubo costante. Il piacere è tutto mio, ma non sono il tuo demonio. Tu forse lo aspettavi per unirti con lui in matrimonio. Anche tu sei colpevole, ma non sarai condannato perché sono un angelo impaurito. Adesso giusto il tempo di convincerti a non farlo prima che sia troppo tardi, prima che anche il tuo volto sia tra quelli che di notte mi tormentano chiedendomi pietà. Ma è la volontà di Dio, non è ciò che voglio io, sul libro assai divino c'è chi scrive il mio destino. Io seguo, faccio, parlo, prego e spero che il domani mi riporti le mie ali e mi purifichi le mani dal sangue delle spose, dalle spine delle rose, che si asciughino le lacrime sui fazzoletti al vento, mille vite ormai perdute siano unite in un istante, senza mai più torturarmi in un incubo costante. La la la. Grazie. E questi giovani artisti, Stefano, l'acqua la vuoi subito? No, l'acqua non la vuoi subito. Dovevo cantare, dovevo giustamente. Dovevi cantare, certo. Com'è stato cantare a Poggio Bustone? Bello, bellissimo. Com'è questo pubblico? Un bel pubblico. Finalmente mi trovo davanti a un pubblico bello. Oh, ecco. Ha reagito benissimo anche alla canzone inedita, perché non è facile far apprezzare un pezzo inedito. Vero, vero. E invece tu sei stato molto apprezzato da loro, perché ho notato che l'applauso l'avete fatto anche nel mezzo della canzone. Insomma, l'avete apprezzato subito al primo impatto. Bravi! Ci piace tanto Stefano, è vero! Hai sentito? Soprattutto le nostre signore di Poggio Bustone, che sono una vera forza, Ida! Ci piace Stefano, ci piace! Sei contento Stefano di questa esperienza? Meno male che ci sono persone così, insomma. Almeno persone che amano giustamente la musica, perché... Decisamente, qui ne trovi quante ne vuoi, guarda, Poggio Bustone è abbastanza semplice. Opla, ok, sono io? Ci siamo, no no no, è la chitarra. Intanto ci stiamo sistemando anche per il cambio di palco. Stefano, va bene allora? È andata questa nuova esperienza? È andata. È andata? Va bene. E allora ti accompagno qui alla scaletta. Riccardo, ci aiuti? Grazie. L'acqua è tua, te la ridò, ecco. Eccoci, il papà. Attento, eh? Ok. Grazie Stefano, grazie davvero. E intanto che i ragazzi si sistemano per accogliere la seconda artista, io voglio dirvi cosa vincono questi ragazzi, perché è vero che noi in primis non consideriamo questo evento un concorso, questa parola non la usiamo mai, lo usiamo festival, perché ci piace piuttosto questo incontro di personalità così diverse, di artisti così diversi tra loro. Però ci sono dei premi che oggi daremo. Questi premi, che chiaramente la giuria è chiamata proprio a dare il proprio valore in questo senso. Abbiamo la migliore cover,
il primo premio, che sarà la migliore cover che daremo più tardi, tra l'altro con un ospite che sono davvero contenta che ci raggiungerà qui sul palco per conferire questo premio. Avremo il primo premio. Che e allora siamo qui con il primo concorrente che si è appena esibito, Stefano Testasecca. Ciao Stefano. Ciao, ciao. Allora, abbiamo sentito la tua canzone, Angelo di Dio, che avevamo già sentito per quanto riguarda le selezioni del premio. Esattamente, il titolo è vero. La canzone si chiama L'Angelo di Dio. L'Angelo di Dio. Mentre invece come cover di Battisti hai eseguito? Respirando. Abbiamo sentito un'intensità nella tua voce, forse eri emozionato Stefano, come ti sei trovato qui sul palco del premio Poggio Bustone? No, mi sono trovato bene, l'ho detto pure sul palco, mi sono trovato molto bene perché la gente ha reagito bene. Infatti volevo dirti proprio questo, forse tu magari eri anche un po' emozionato, però hai comunicato anche tanta emozione, io direi che è andata decisamente bene. Tu sei soddisfatto di questa bella esperienza? Beh sì. Poteva andare pure peggio, eh? È una battuta, ovviamente è una battuta. Noi facevamo il tifo per te. Stefano, io ti saluto, ti faccio un in bocca al lupo per la tua carriera e poi chissà come andrà a finire questa sera, siamo curiosi di vedere chi sarà il vincitore di questo premio. Io ti chiedo, vuoi fare un saluto ai nostri amici di RL TV che ci stanno seguendo? Sì, vi saluto a tutti quanti, spero di rivedersi presto, magari con altre iniziative anche, perché io sono sempre disponibile. Mi chiamate e vengo. Assolutamente sì, Stefano, in bocca al lupo per la tua carriera e buona musica ovviamente. Ciao e a presto. Quello sempre, buona musica, quello sempre. Ciao Stefano. Ciao. Ciao. Tu hai ragione. Però io intanto la inviterei sul palco. Signori e signori, senza problemi speriamo, Nancy Pepe da Altamura. Bari, piano piano. Ben arrivata Nancy. Buonasera, buonasera Poggio Bustone. Buonasera fans. Noi oggi ascolteremo un tuo brano con questa bellissima formazione e la tua cover di Mi ritorni in mente. Ma ti voglio fare una domanda prima di esibirti. Com'è stato preparare questa cover? Perché tu, insomma, sei una musicista piena. Devo dirlo, non è stato, è stato facilissimo perché le canzoni di Lucio Battisti in un certo senso le conosco perché le canto veramente da quando ero piccolina ed è stato difficile da una parte perché sono tutte belle, quindi è stato difficile sceglierla. Tanto che ci ha detto ma non ne possiamo fare tre, no non ne possiamo fare tre, però ci abbiamo pensato, ce lo siamo detti, mannaggia. Siete pronti? Prontissimi. Allora Nancy Pepe, a voi, libera. Un applauso. Li faranno dopo, forse. Ti guardo. Libera, libera, nella profondità del tuo respiro, immersa nel tuo profumo, nel tuo essere, un brivido mi sfiora lasciandomi andare senza paura. Di vita e di emozioni. Ti prendo, ti sento, accarezzo il tuo viso e sono sempre più libera. Ci porta via
Grazie. Ringrazio il pubblico, ringrazio il maestro Cosimo Maragno che mi ha accompagnato fino qui, e il violinista, nonché mio marito, e autore del testo di Libera, Angelo Andrulli. Grazie. Nancy, che emozione, mi sono seduta là, me la canticchiavo. Ma voi ve la siete cantata? Sì. Che a me non siete arrivati come coro, eh? L'anno scorso erano più corposi, eh? Insomma, cantiamo, perché qua siamo qua apposta. Ma io una domanda la voglio fare ad Angelo, lo so che tanto lui è timidissimo, ma un po' chi è che l'ha costruito sto violino che vediamo? Un certo Angelo Andrulli. Che non è lo stesso nome che abbiamo sentito adesso? No, sono io. Cioè, quest'uomo si costruisce i violini e se li suona. grazie a tutti, grazie. No, io una domanda gliela volevo fare, ma ormai te la faccio a trabocchetto, perché questo è un mestiere straordinario, cioè il liutaio è il tuo... Da quanti anni lo fai? Allora, ho iniziato a 18 anni, ne ho 37, quindi un bel po'. Mamma mia, che mestiere. Scusa, ma era dovuto, perché è una cosa bellissima. Fa anche le chitarre. Anche la chitarra, sì. Anche questa ha fatto lui. Ma diciamo che... Falla vedere al pubblico. È tutto frutto suo. È creazione sua. Questa è un'arte, questo è il made in Italy vero, Nancy? È un po' come nel mio paese. Da noi si fa il pane buono. Chi l'ha mangiato ieri l'ha mangiato, Poi dici fanno un concorso, sì vabbè, ha portato il pane per tutti, la pizza per tutti, ci siamo messi a cena tutti, bella Altamura, evviva Altamura, ci ha portato praticamente da mangiare per tutti quanti lei, grazie Nancy, a nome di tutti. Grazie di cuore. Sicuramente c'è anche per voi, perché ne ha portato veramente un tir. No. Nancy, com'è stato questo pubblico? È un po' diverso, io... So che ogni palco, almeno per mia esperienza, è diverso dall'altro. Però questa sera io non sento la gara, non sento veramente di stare forse a casa veramente di Lucio, ecco. E per me è un'emozione, sono molto felice. Grazie, cara. Grazie, Nancy, grazie davvero. Cosimo, volevi dire qualcosa? No, non c'è mai. Cioè, solo ringraziare tutti voi, veramente qui ci avete della gente bellissima. Noi oggi siamo stati qui, cercavamo un ristorante dove andare, no? Allora una signora ci ha detto: ma guardi, se volete potete accomodarvi a casa. La signora Luciana, veramente che una cosa salutiamo. Stupenda, guarda, un'accoglienza, veramente un calore unico proprio. E poi questa organizzazione qui, questi ragazzi, questa ragazza proprio bellissima, guarda. Una cosa... Un po' distrutta, ma vabbè, ce la facciamo, andiamo avanti. Grazie Cosimo, grazie davvero. Nancy, grazie Angelo, grazie davvero. E in realtà il bello è che mi ero messa proprio questo discorso da fare, quindi è stupenda questa cosa. Eccola qua Nancy. Com'è andata? Tutto bene, è andato... C'è una telecamera, eccola. Siamo in TV. Sì, no, non vedevo. Sì, è andato benissimo, meglio di così non si poteva. Sei in gara con il tuo inedito Libera? Libera, come dicevo, è una canzone che ho scritto circa 3 mesi fa, l'ho in realtà uscita da un cassetto, era un testo nonché di un mio spasimante, mio marito, e l'ho riportata in vita ed è nata Libera, e ho pensato di proporla qui al Premio Poggio Bustone. Invece un grande classico di Lucio Battisti mi ritorna in mente. È una bellissima canzone, un suo capolavoro secondo me, infatti ho cercato in tutti i modi nella mia interpretazione di ricordarlo, infatti mi ritorna in mente Bello come sei Lucio, perché io da piccolina vedevo questo ricciolino e guarda, che dire, sono emozionata, sono qui a casa di Lucio, per me è un grande onore. È un onore per noi e ti auguriamo in bocca al lupo. Crepi il lupo. Grazie. Ciao. Ma che poi si è dilettato in un blog di cucina e si è appassionato alla cucina italiana, tanto che ha realizzato alcune puntate e una l'ha realizzata qui. Quindi io vorrei innanzitutto ringraziare Antonella, perché è stata realizzata a Poggio Bustone, quindi su Fox International, se qualcuno di voi ha Sky, un domani potrà aprire il programma che si chiama Grandma's
Boy, ovvero il cocco di nonna, e vedere innanzitutto il volto di Donald Skian, ovviamente, che è un gran bel vedere sicuramente, e poi Sandra Laura Santoro, che è qui con noi. Ciao Sandra, che ci ha raggiunto. Insieme a lei c'è un poiano che fa suo nipote, che è Mattia Zingaretti. Quindi voglio dire, c'è questo filone di internazionalità che speriamo con Antonella capiti anche in altre situazioni, insomma. La cosa poi più carina di tutte, a mio avviso, è stato l'intermezzo Luciana-Ida in un video registrato tra lei con Donald Skian, che so che ha avuto non so quante condivisioni su Facebook, in cui loro tentavano di spiegare il poiano a questo ragazzo irlandese. Cioè, una cosa veramente... Noi eravamo veramente piegati in due a ridere, e anche la gente che ha visto il video. Quindi vorrei davvero ringraziare questa poianità che procede in questa maniera aperta, perché gli artisti hanno bisogno di questo, quindi sentirsi a casa, come ha detto Nancy. Grazie. Ida. Bene, oltre questo possiamo proseguire. Abbiamo con noi il terzo artista, che viene da Belluno e che presenterò in maniera molto semplice. Antonio Fiabane. Antonio, ci sei qui con noi? Chitarra, armonica, dirò solo i titoli delle canzoni, va bene? Ok, non neanche. A sorpresa allora le canzoni. Fate Bobbis, almeno questa sì, dai. E la cover di Battisti, cantatela con lui, mi raccomando. A voi, Antonio Fiabane. Fateli voi padroni, fateli voi dottori, fateli voi maestri, fateli voi gli errori, fateli sacerdoti, fateli voi signori, fateli voi gli onesti, fateli cantautori. Non c'è vita che tenga, che la vita sempre si dà, che non c'è vita che tenga, che la vita sempre si dà. Fateli gli astronauti, fateli tuffatori, fate voi musicisti, fate gli arrangiatori, fateli giornalisti, fateli rubacuori, fateli prepotenti, fateli voi gli attori, che non c'è vita che tenga, che la vita sempre si dà, che non c'è vita che tenga. La vita sempre si dà. Fateli voi gli amanti, fateli voi gli amori, vivete i sentimenti, fateli voi gli attori. Camionisti, fate i presentatori, fateli farmacisti, fateli butta fuori, fateli ricchi, fateli, che l'abbondanza è vostra, fateli disonesti, fateli salvatori, che non c'è vita che tenga.
che la vita sempre si dà, che non c'è vita che tenga, che la vita sempre si dà, che non c'è vita che tenga, che la vita sempre se ne va. Grazie. Antonio, come eri emozionato, mamma mia, come sei emozionato? Com'è stare qua? Stare qua è dire grazie, perché senza Battisti non ci sarebbe mai stata una chitarra. Wow, vabbè, grazie. Si può? Non si poteva, vabbè. Grazie Antonio. E io proseguiamo chiaramente con il prossimo artista. Antonio, però... non cadere. Fresco di esibizione, Antonio Fiabane. Siete veramente i maledetti, eh? No. No, è tanto state registrando, mi auguro. Prendiamo le prime impressioni. No, non vale. Allora, sei in gara con il tuo inedito Fate Bobbis. Sì, Fate Bobbis, che è un estratto del mio primo album solista, 48 anni. Sono un giovane cantautore però promettente, a cui molti fanno promesse. E il disco si chiama Riconosci i tuoi santi, perché credo che quello che si considera un artista che arriva a una certa età e può ancora vivere di arte, debba accorgersi di chi l'ha aiutato e ringraziare i santi che ci sono stati nella sua vita. Mentre la scelta del pezzo di Lucio Battisti Nel cuore e nell'anima, come mai? Guarda, perché c'è solo una coincidenza. Io ho aperto la presentazione di questo mio album a Belluno, nel teatro a novembre, scegliendo l'ultimo minuto, senza che neanche i miei musicisti lo sapessero, di chiudere il concerto, che la gente chiedeva ancora un bis. Io non avevo voglia di fare, ho detto vado fuori, canto questa canzone che non ho mai cantato. Non è una canzone che avevo mai cantato e l'ho fatta lì per la prima volta. Poi si è agganciata idealmente a questo percorso, questo appuntamento, allora ho detto che se esiste una strada che è più illuminata di un'altra, era giusto seguire questa traccia qui. In bocca al lupo. Grazie, grazie. Ieri sera abbiamo fatto una cosa divertentissima, Joe. Innanzitutto ben arrivato. Grazie e benvenuti a tutto Poggio Bustone, un saluto da Milano, dal nord. È arrivato Joe, sono arrivati anche altri artisti e siamo andati a Piazza della Lira. A fare che? E abbiamo cantato la bellissima canzone di Lucio Battisti, Per una lira sotto la lira, tutti quanti insieme alla grande. Le persone si fermavano lì, addirittura ho messo un cappellino a terra e mi hanno dato delle monetine, che oggi ho speso per pagarmi la cena. No, sto scherzando, comunque è stata una bella serata. Va bene, sei pronto qui a gol? Va bene? Volevo dire al pubblico di seguirmi con le mani, così ci scaldiamo che fa un po' freschino, mi raccomando. Vai. Pronti? Forza, Joe, santo! Debba giocare con le mie emozioni, con le mie nuove ambizioni, sai. Mi sono stancato dell'amore incongruente, meglio un male al dente che la compagnia di certa gente. Oh, 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 oh. Con le mani dai! Oh, 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 oh. Ciò che era giusto adesso penso sia sbagliato, penso che sia stato un errore averti dato tanto. Ho fatto un patto con i sentimenti e mi hanno detto che da ora in poi non avrò più pugnalate al petto. Ora nei pensieri miei tu non riesci più ad entrare fino in fondo, non sei più arrivare. Eri nei pensieri miei, adesso sono appassionato della vita, sono già rinato. Passato e farò gol verso il mio futuro. Oh, 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 oh. Ancora dai! Oh, oh, oh. Sono più sereno
sicuro di me stesso. È finito il tempo di buttare via parole al vento. Io non ho bisogno del tuo amore assai banale. Meglio stare solo in attesa di poter volare. Ora nei pensieri miei tu non riesci più ad entrare fino in fondo. Non sai più arrivare. Eri nei pensieri miei. Adesso sono appassionato della vita. Sono già rinato. Tesoro, ma io avrò nuovo argento e oro. Ho dato un calcio al mio passato e farò gol verso il mio futuro. Gol. Grazie. Ma fermo, Gio, che voglio fare una cosa con te. Com'era il ritornello? No, non toglierla la chitarra. Com'era il ritornello della tua canzone? Il ritornello? No, proviamola a cantare perché è troppo da pubblico. La facciamo tutta proprio a voce? Solo il ritornello, va, dai. Siamo pronti? Con il gol finale tutti insieme? Eh? Perché è tifoso nerazzurro un gol? Chi è interista qui? Da Lazio? E della Roma? Qua dobbiamo cantare un inno, ma io sono interista, non posso, quindi cantiamo la mia. Va bene. Allora, com'è che faceva? Lo facciamo? Vai. 1, 2, 3, 4. Ora nei pensieri miei tu non riesci più ad entrare fino in fondo, non sai più arrivare. Eri nei pensieri miei, adesso sono appassionato della vita, sono già rinato. Tu hai rubato il mio tesoro, ma io avrò nuovo argento e oro. Il gol finale, eh? Voi lo dovete dire. Ho dato un calcio al mio passato e farò gol verso il mio futuro. Tutti insieme. Gol. Grazie. Grazie. Ciao a tutti, buon proseguimento. Appena l'ho sentita ho detto questa se va a Poggio Bustone gliela faccio fare al pubblico perché è troppo carina questa cosa. Va bene, noi proseguiamo, ma... Gio Santo, eccolo qui, appena sceso dal palco. Grande Gio, anche con un finale a sorpresa. Eh sì, questo me l'ha chiesto Lulu, ho detto facciamogli questa cortesia, a parte che mi faceva un sacco piacere e quindi l'abbiamo fatta. Perciò un brano nei pensieri miei e più per una lira. Per una lira che mi piace tantissimo, mi sono deciso di scegliere questa cover perché mi sono rivisto in Lucio, che questa fu la prima canzone che scrisse e quindi siccome sono alle prime armi, ho 22 anni, sto iniziando adesso a entrare un po' nel mondo della musica, ho deciso di fare questa qui. Perciò per quanto riguarda il tuo brano originale abbiamo visto che il pubblico è rimasto molto coinvolto, molto contento. Lo spero. Per quanto riguarda la cover ti senti soddisfatto? Abbastanza. Tra l'altro so che ieri hai eseguito per una lira sotto la statua della lira proprio a Rieti, perciò che esperienza è stato questo connubio? Ma è stato troppo bello a Rieti, poi a Poggio Bustone, quindi prima diciamo un po' più in pianura, poi in montagna, insomma in tutti i luoghi geografici si è cantata per una lira questo weekend. Comunque Gio, grazie per la tua simpatia, per la tua presenza, un in bocca al lupo grande come sempre e probabilmente ci rivediamo dopo. Ci rivediamo a Milano per un bel Inter Milan. Buona musica. Lavoro, ma che insomma è un pezzo già così importante, quindi dargli una nuova vita è già difficile. Certo. Io personalmente ho apprezzato particolarmente una cover, però non lo dico. Certo. Beh, il confronto è importante, no? per un giovane, per un artista. Poi, insomma, carissimo, sei anche tu un artista, quindi anche tu ti sarai confrontato anche per conto tuo, insomma, con delle cover, magari anche battistiane, chissà. Ma sì, ma poi lì, come dire, in pezzi così importanti ci sono tantissimi codici, per chi vuole cantare e scrivere credo che sia doveroso misurarsi con i pezzi del passato, perché sono una fonte inesauribile di
di informazioni, proprio di, ripeto, di codici utili per la composizione. Bene. Francesco, Rinaldi, appoggio Bustone, un Pogliano in veste di giurato. Che dici? Com'è? Sì, ma... io non vorrei ripetere, ma comunque siamo ancora a metà e dobbiamo... Certo. Ci sono delle cose interessanti. Bene. Ecco. Allora già siamo in una metà buona. Ok. Sì. Va bene. Diciamo più interessanti per quanto riguarda gli inediti. Per le cover devo dire che insomma sono un po' critico. Ecco, è da buon Pogliano, ci sta. Va bene, allora io vi continuo. Lucio, è difficile cantare Lucio. È difficile, sì. Anche per Nina era difficile cantare le canzoni di Lucio, perché le cantava lui e ti trasmetteva, ti faceva vibrare. Le cantava Nina, sentiva perfezione, però non c'era energia. Quindi è difficilissimo. Va bene, io vi ringrazio e vi lascio allora lavorare. Insomma, noi andiamo avanti. Io sto per... Intanto dovrebbero... Ah, ci siamo allora! Io prendevo tempo. Ciao Serena, ben arrivata. Andrea, ben arrivato. Grazie. Questi ragazzi vengono da Gorizia, ci ho fatti un bel viaggio per arrivare, tanto che ieri non siete arrivati in tempissimo, diciamo, con noi. Ci siamo persi la cena. Già, è anche il per una lira sulla statua della lira, insomma. Esatto. Solo per quello meritava, guarda. Mi dispiace un sacco, ma eravamo praticamente morti. Non ti preoccupare, posso immaginare. Serena, sei pronta? Sì. Io ti toglierei anche questa di asta, così, se si può, Riccardo, fallo tu che è meglio. Perfetto. Bene, Ideja, ovvero Serena Finatti e Andrea Vernier. Varnier. Scusa. Ah, si sbagliano tutti. È una lettera, Ok. E Lenzuolata e Penso a te. A voi. Non scendo, non scendo, non scendo, no. 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 Danzano al sole linde. Sembrano tenere un passo pregno di passione. Non scendo, non scendo, non scendo, volta e risvolta, dritto, rovescio, stop. Vola, non scendo, vola via il calzino, vola, vola via la gonna. Questo vento presuntuoso vuole comandare. Scivola, libera, ma ben salda al filo teso e danza l'unica regola è restare salda al filo teso. Oh, 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 oh. Foglie sembrano provare invidia. Ormai sono asciutte, dritto, rovescio, ma l'ombra chiama già la sera. L'ombra umida, indolente, forse intende soffocare tutto quel danzare. Yeah.
ancora aggrappato lì. Non scendo, non scendo, non scendo, no. Non scendo, non scendo, non scendo. Non scendo, non scendo, non scendo, no. Non scendo, non scendo, non scendo, no. Grazie. Andrea Varniera, la chitarra acustica. E Serena Finazzi alla voce. Beja, com'è stato? Bellissimo. Con questa loop station che oggi ci ha fatto un po' faticare, invece poi è andata dritta, dai. Sì, 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 sì. È andata dritta anche perché, insomma, c'è stato un lavoro dietro, no? Quindi... Per fortuna, il grande nostro ingegnere del suono, Luciano Torani, ma anche i ragazzi che hanno cercato di aiutarci a risolvere tutti questi problemi. Purtroppo tecnici che succedono fanno parte del gioco, quindi... Certo, è vivo. Grazie, grazie, grazie a voi. Deja, grazie per essere stati qui con noi oggi. E noi continuiamo con un altro artista, mannaggia, proprio... continuiamo con un altro artista che voglio chiamare qui sul palco con me, che vedo lì perché... Caspita, eccoci Simone. Qui con Serena, dei Deja, e con Andrea. Freschi di esibizione, come andate innanzitutto? Ah, bene, bene, sì, bene, controllare l'emozione non è mai facile, però insomma la voglia di suonare, la voglia di comunicare, comunicare il proprio pezzo, ma in questo caso anche la cover di Battisti è forte, quindi al sopravvento sull'emozione spero che sia arrivata, che sia arrivata la forza insomma di questi due brani. Ricordiamo il titolo del vostro brano inedito, Lenzuolata, un brano veramente originale, forse uno dei più originali in concorso, se posso permettermi. E la scelta della cover invece? Qualche motivo in particolare? Beh, un motivo personale, nel senso che quando ci siamo trovati di fronte a dover scegliere un brano, è stato difficilissimo perché i pezzi di Battisti sono tutti belli, però ci siamo focalizzati su questo perché descrive perfettamente un momento particolare della nostra vita e avrei voluto scrivere io quel brano, insomma. Quindi abbiamo scelto quel brano perché lo sentivamo proprio... quasi nostro, come se fosse nostro. Benissimo, vi auguro in bocca al lupo. Lunga vita al lupo. No, che cosa? No, volevo dire un po' Umberto Smaila, un po' Carta Argentata, però vabbè, ci siamo. Vabbè, però ci sta, insomma, sì, alla fine, sì, visto sì, che ci sta. Tutti ti hanno preso in giro, come dici, come scopriranno sì, anche tutti, adesso tutti, loro. Tutti. E invece poi, se non so, fatti una ragione, perché... Purtroppo, quando poi riporti la pagnotta, loro sì, come si può dire, sì... Non mi viene il termine. Si adeguano, si credono. Ci credono. Cavolo, forse funzionava. Esatto, quindi portiamo sempre a casa la pagnotta, così i parenti saranno... Meno serpenti. Meno serpenti, okay. Esatto. A voi, Simone Cocciglia. Grazie mille, grazie. Fannullone, vai a lavorare. Ma vai a lavorare. Trovati un lavoro vero. E basta giocare. E lo dicevano tutti quanti. È arrivato il cantante. E smettila. E come va con la danza? Vai a toglierti i tuoi guanti. Lo sentivo dire tra le risa delle genti. Non stare a sentire la lentezza dei parenti. Oh, ti. Oh, volevo dire una cosa, è già una grande cosa potersi esprimere. In questo tempo di successi, tutti vogliono i successi, ma dentro si sta così. Un po' depressi, un po' soppressi, un po' collusi, un po' colessi, grossi, fessi, gessi, intenti, scontenti, perdenti. Voglio dire quel che penso, voglio dire sì o no, voglio fare quel che sento, a di là del sì o no. Voglio dire a qualcheduno che non sono più un nessuno, voglio fare quel che sento, a di là del sì o no, no. No, 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 oh, 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 oh. Prende ascolto a tutti quanti, è una cosa da ignoranti. Ascolta, ascolta.
ascoltati. Il giudizio delle genti, tanto più quello dei parenti, è giusto che resti lì. A marcire, a partire, a lasciarsi imbalsamare, impolverare, incastrare, lasciali parlare. Voglio dire quel che penso, voglio dire sì o no, voglio fare quel che sento, a villaggio sì o no. Voglio dire a qualcheduno che non sono più un nessuno, voglio fare quel che sento, a villaggio sì o no, no, no. È così che avrai il rispetto che ti spetta. È così che andrai lontano, senza poi dare la mano. E voglio dire quel che penso, voglio dire sì o no, voglio fare quel che sento, a villaggio sì o no. Voglio dire a qualcheduno che non sono più un nessuno, voglio fare quel che sento, a villaggio sì o no, 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 no. Grazie mille, grazie. Grazie mille, grazie di cuore, grazie. Simone, come ti conquisto un pubblico? Ma sto a morire, no, della serie. Li hai fatti cantare, stavolta hanno cantato di gusto. Sì. Bene, vado a morire altrove nella serie. No, perché dopo un po'... Molto tutto bene? Grazie. Benissimo. Emozionato? Benissimo. Molto, molto. Per me è un onore stare qui, essere finalista, essere bellissimo. Wow. Grazie mille. Grazie a te Simone, grazie, grazie davvero. Felice sera, grazie. E continuiamo ancora con un altro cantautore. Questa volta viene da Genova e voglio chiamarlo qui con me sul palco. Enrico Zambelli. Vieni Enrico, raggiungimi. Abbiamo bisogno anche di un leggio, Riccardo. Ed eccolo qua, braccato al volo, Simone Cocciglia. Giusto per farvi, stavo uscendo dall'altra parte, però vabbè, ci sono. Eccolo qua, luminescente, non si può dire che col faretto non ti si veda bene stasera. Esatto. Ne è valsa la pena di mettersi questa giacca, com'è andato lo spettacolo? Benissimo, la gente è fantastica, poi vabbè, un'avventura la cantano anche le pietre, quindi... Farla qui a Poggio Bustone è stata un'esperienza particolare. Sì, bellissimo, bellissimo. Senti proprio il calore delle persone che hanno proprio un affetto particolare per tutto quello che, insomma, che andiamo a cantare, le cover del grande Lucio. Vogliamo parlare del mio sudore? No. Quello penso che i telespettatori lo possano vedere tranquillamente, poi noi abbiamo usato questa particolare luce che lo enfatizza anche un po'. Bene, bene. Primo piano no, va bene. E comunque Simone, a parte il brano Un'avventura che abbiamo appena ascoltato, la cover di Battisti, però abbiamo fatto anche un altro brano, il tuo, Enti Serpenti. Come ha reagito la canzone sulla tua canzone originale? Ma bello, una bella sensazione, mi sembra che hanno applaudito, hanno ballato, vedevo la gente che si muoveva, quindi poi ha una cassa in quattro, quindi... Ma qui dentro, qui dietro stavamo saltellando dietro le quinte. Molto bene, infatti vi vedo più dimagriti del solito. Io poi vesto anche di nero perché un pochettino... Esatto. Che bello, grazie mille a tutti, bellissima esperienza. Tu sempre simpaticissimo, a parte gli scherzi Simone, un grande in bocca al lupo come sempre. Grazie mille, grazie, grazie. C'era un piccolo uomo che stava seduto, aveva molto da dire e non era muto. Dio quanto soffriva, piangeva ogni giorno, e quando parlava, chi ascoltava era sordo. Era nato sbagliato e parlava una lingua che nessuno capiva, che dal mondo si è estinta, nemmeno in famiglia, nemmeno a scuola. E dicevano tutti, qui ci vuole una cura.
sentirli inventava dal niente qualcuno che gli sorrideva per non essere solo. Diceva la gente che passava vicino, guarda che deficiente è quel piccolo uomo che parla col vento e gesticola pure, è da chiudere dentro e non fare più uscire. Il gregge per strada guardava ridendo quel pazzo furioso che parlava col vento, ma ignorava anche i fessi che puntavano il dito che loro erano i pazzi, perché il vento era davvero suo amico. Passava in cucina notti senza allegria, il rumore del frigo l'unica compagnia. Vedeva le cose che nessuno vede e le sue caramelle non avevano colore. E il suo piccolo passo sembrava una corsa, e la sua testa era un sasso stretto in mezzo a una morsa. E sorridevano gli altri se scoppiava in un pianto, non diventava mai grande, lui invecchiava soltanto. Però gli era amico il rumore del mare. E la voce del vento che lo andava a trovare. E tutte le cose che nessuno vedeva, confidente del male che nessuno capiva. Guardava quell'aria smarrita e ignorava che lui si inventava la vita. In fondo era felice nonostante il dolore, perché non sapeva, perché non sapeva che cos'era normale. Grazie. Enrico Zambelli, il gregge è anche per te. È caduta poi. Ah, non l'hai vista allora. No, è caduto sulla fine. Hai visto? È caduto sulla fine. Ok, quindi in realtà la parte finale la sapevi a memoria. Ma sì, sì. Ma anche il resto lo sapevi a memoria, però l'emozione. Ero preparato. Perché tu sei un cantautore. Sì, con poca memoria. Però scrivi tu. Scrivo io, sì. Il gregge è tua. Il gregge è mia, sì, sì. Anche per te no. No, no. Anche se ci sarebbe piaciuto magari, è uno di quei pezzi che dici avrei potuto scriverlo anch'io. No, sì, non ma proprio. Ma per me magari. Anche per te è la canzone. Come mai l'hai scelta? Perché io voglio accennare una cosa, perché questo non è stato detto. In genere questa parte dell'organizzazione del premio Poggio Bustone spetta a Maria Cristina, la Fiandra, si occupa lei delle cover. Però chiede a voi tre opzioni, sì. Quindi anche per te perché? Era la prima scelta, ma è una canzone che mi è sempre piaciuta, al di là insomma, della situazione in generale, perché lui, insomma, qui sono riusciti in un verso a raccontare decenni di vite di tre donne diverse, e tutto l'insieme dà quella sensazione molto forte di impotenza, di non cambiamento delle cose. Quindi a livello proprio empatico è una cosa che mi ha sempre colpito. È stata la prima canzone che ho ascoltato di Battisti dopo la sua morte,
e quindi forse questa cosa ha ancora più accentuato la cosa, quindi quando si è trattato di scegliere è una delle poche volte nella mia vita che non ho avuto dubbi, ho detto anche per te. Ok, wow, bello, perché poi le canzoni di Lucio fanno questo spesso, anche nei cantautori, no? Certo. Vanno ad esprimere qualcosa in più, insomma, di vissuto che appunto non abbiamo scritto noi, ma che allo stesso tempo ci rappresenta. Sì. Decisamente sì, e quindi poi sai farla qui in questi giardini che hanno questo nome, in questa città con la statua sua poco più avanti, insomma, fa, tutto eh? Fa, no? Gli effetti sì. Speciali. Torni a Genova arricchito, arricchito, sì, sì, okay. A prescindere. Grazie Enrico, grazie, a voi. Grazie Elisabetta. Bene, ed ora siamo arrivati all'ultima artista del premio Poggio Bustone, un'artista straordinaria. Cucù, Enrico, vieni con noi. Ti sei appena esibito, grandissima emozione. Sì, sì, molto emozionante, perché poi quando salti lì fuori, insomma, ha tutto un effetto diverso da quello che hai dietro. Beh, abbastanza bene, insomma, non lo so, però a livello sicuramente di emozione assoluta. L'impatto con il pubblico è stato notevole. Assolutamente sì, assolutamente sì. Quindi... Il tuo inedito si intitola Il Gregge. Il Gregge è una canzone autobiografica come tutte le cose che, insomma, che scrivo, e dovrà entrare in un disco che dovrebbe iniziare da metà ottobre, grosso modo. Quindi abbiamo dato un po' di battesimo importante, insomma. Hai scaldato i motori. Ho scaldato i motori, sì, assolutamente. Che ne pensi di questo festival? Ma è molto bello, molto interessante, ma poi c'è della bella gente, al di là del clima poi che si crea, insomma, dietro le quinte, tra insomma, noi compagni di viaggio, ma con l'organizzazione, con voi, con Roberto, diciamo che è stata proprio bella viverla da quando è iniziata qualche mese fa, insomma, con le audizioni, poi la scelta della cover, insomma, è stato molto... Molto bello e, insomma, peccato che finisca. Insomma. Una bella avventura, per rimanere in tema. Non sarà un'avventura, vediamo cosa succede. In bocca al lupo. Crepi lupo, grazie. Ciao. Anche tu violinista? Sì, diciamo che cerco di abbellire quello che si fa cantando con uno strumento che, insomma, mi ha aiutato molto nel percorso così. E voglio aggiungere che anche tu sei cantautrice, questo brano è tuo? Sì. Si intitola Al velo di Maya ed è un brano che proporrò in una versione acustica grazie all'arrangiamento del maestro Fabio Cuschera, che mi accompagnerà nella chitarra, e anche poi per quanto riguarda la cover. Che è curiosa una cosa che ci tengo a dire, perché Fabio, tu in realtà ci tenevi a cantare questa canzone, diciamolo. Indovina perché. Ci teneva tantissimo, noi invece pensavamo di farla con la base, invece versione acustica, quindi in realtà, vedi, volere è potere. E nella versione originale. Perfetto, così è stato scritto questo brano, quindi, giusto? Era destino. Sì, era il suo destino. Va bene, siete pronti? Tu sei pronto? Ci siamo? Ok. Barbara ovviamente è un pochino più il violino, richiede. Anche quando abbiamo fatto le audizioni live, tu hai portato il violino, fantastica queste cose. Hai messo lì insieme alla voce il violino, cantavi, registravi, suonavi, facevi tutto così. No. Dai, che poi magari si aspettano adesso tutti insieme a... No, vabbè, di fare ci mancherebbe. Giusto, siamo pronti? Sai che a volte ci capita spesso di suonare in pub e siamo molto più vicini, e ora mi sembra lontano... Se ti vuoi avvicinare, puoi. Assolutamente. Puoi, momento di raccoglimento. Sì, ehi. Ci siamo? Se siamo pronti io vi lascio. A voi, Barbara Monte. Grazie. Fabio, che ci accompagna, Il velo di Maya. Thank you.
proprio vero, ci si nasconde come perle preziose in un semplice guscio, come prede impaurite su savane assolate, come lucciole stanche tra le spighe di grano. Sono semplici punti di vista su quello che ancora non riesce a accettare. Hai mai provato a guardare un campo coperto di fiori e tornarci di nuovo quando inizia l'inverno? Al tesoro, com'è stata? Sono un po' emozionata, penso che si veda, e comunque è stato bellissimo, quindi grazie. Ok, bene, non te ne andare, ferma, perché io, Fabio, prima di tutto, tutto bene? Tutto bene, grazie. Soddisfatto quindi di aver fatto la canzone in originale? Assolutamente, altrimenti la mia presenza qua sarebbe stata limitata alla cover. Hai ragione. Perché noi, sai, diamo un premio un po' particolare in genere, che forse ti ricordi, perché mi sa ne avevamo pure parlato. Diamo un premio alla personalità artistica. Te lo ricordi? Vagamente? Sì, ne abbiamo parlato anche ieri, quando abbiamo elencato i premi, perché ci davamo, ma... No, dato che oggi ho visto che c'erano dei prosciutti di Norcia qua nel locale, dopo almeno un prosciutto a casa lo porterò, non lo so. In effetti dovremmo ripensarla questa cosa, perché potrebbe essere anche utile. Dai. Ma io qui... No, fantastico. Io qui ho un artista che ci è venuto a trovare, che l'anno scorso forse vi ricorderete perché era qui come seconda classificata, ma a parte la classificata ve la ricorderete perché ha fatto cantare il pubblico di Poggio. Paola Rossato, ben trovata. Buonasera a tutti, grazie. Vieni avanti, dateci un secondo, perché... Paola, innanzitutto tu volevi dire una cosa, perché io mi ricordo che c'è un video fatto da mia zia che era lassù, che ti riprendeva a te qua, chitarra e voce, con il pubblico che cantava praticamente talmente addosso a te la canzone, che insomma ancora oggi è bellissima da vedere questa cosa e da ascoltare. Sì, allora c'è una cosa che io poi ho sentito di fare su Facebook, ma su Facebook non riuscivo in realtà a raggiungere tutti voi. Allora, io dico la verità, poi oggi non sono in gara e quindi capirete che proprio è la verità, non mi devo ingraziare nessuno. E il pubblico di Poggio Bustone, io di concorsi ne ho fatti tanti, di cose ne ho fatte tante, è uno dei pubblici migliori che io abbia mai avuto nella mia vita. Perché quando io ho cantato Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi, si è alzato un coro che a me ha fatto venire la pelle d'oca. E quando ho cantato la canzone mia... che nessuno conosceva, poi non mi conoscete nemmeno voi, però ho sentito degli incoraggiamenti, ho sentito un calore sincero ed è stata una cosa meravigliosa e finalmente ho l'occasione per ringraziarvi pubblicamente, grazie. Grazie a te Paola, ma ora tu non hai mal di pancia per fortuna, quindi puoi anche prendere questa cosa. No, io volevo chiedere a Barbara se c'è un'aspirina. C'è un'aspirina? No, ho del Buscofen. Cioè... Mi tieni la mano sulla pancia che magari mi passa. Mi tieni la mano sulla pancia. Oh, c'è una cosa che mi avanza. Un attimo.
aspetta, scusa tesoro. Ci mettiamo più avanti, non fate le timide, qua, beh, tanto questo palco lo conoscete entrambe. Paola, che c'è scritto? Al contrario, ovviamente. Allora, per Barbara Monte, è il premio Personalità Artistica, Festival Nazionale della Canzone d'Autore, premio Poggio Bustone, edizione 2013. Dice, premio speciale dedicato alla personalità artistica emergente, questa sera meritatamente consegnato a Barbara Monte. Oh, in versione seria anche Randy, eh? Barbara, questa è una borsa di studio di 1.000 euro, offerta dalla Fondazione Varrone, poi lavoreremo insieme, nel senso che in genere si fa un progetto per avere questi soldi, di modo che viene finanziato concretamente qualcosa, che può essere una registrazione o quello di cui insomma necessiterai, voglio dire, però è una borsa di studio proprio da spendersi direttamente grazie alla Fondazione Varrone, che infatti trovi qui, che gentilmente ci sostiene sostenendovi. Grazie mille e veramente dico sinceramente che non avevamo parlato appunto dei vari premi, ma non pensavo magari, cioè, a questo, ecco, nel senso che comunque ho visto comunque che ci sono anche tanti giovani in gara in quest'anno, bravi, e quindi ho detto forse io ho superato la soglia, sono mai vicino ai 30, però dai, mi fa ancora più piacere perché vuol dire che c'è sempre da lavorare ed è uno stimolo ancora per continuare a crescere e realizzare, grazie al premio Poggio Bustone, quello che sarà poi il mio futuro progetto, quindi il mio nuovo album di inediti. Quindi grazie doppiamente, davvero, grazie. Grazie a te. Noi ci teniamo anche a dire una cosa: mentre la giuria si occupa più del lato giustamente artistico, musicale, dove vai? Tu vieni qua vicino a noi. Del lato artistico, musicale, questo è un premio che viene dato da tutti noi, cioè ognuno di noi, da Luciano Torani, Maria Antonietta Scopigno, tutti noi dell'associazione, Massimo Rossi, ognuno di noi dà un suo parere su chi meriterebbe questo premio, nel senso anche di una complessità, di una maturazione, direi, anche di un percorso artistico, perché è la personalità artistica emergente, nel senso giustamente tu stai ancora procedendo verso un percorso, quindi il senso è umano, non è anche soltanto prettamente artistico, di cui invece si occuperà giustamente la giuria nel proprio. Quindi ancora doppiamente grazie, perché è una cosa che comunque avrei detto nel momento in cui, a prescindere dal premio, mi avresti chiesto come mi sono trovata all'interno di questa manifestazione, ed una delle cose che ho notato e che ho anche raccontato agli amici, ai parenti, insomma chi mi ha chiesto di raccontare l'esperienza, ho trovato veramente tanta umanità, sia a partire dalle audizioni, sia a partire dal rapporto anche proprio di mail che ci inviava Maria Luisa e Maria Cristina, il direttore artistico Gabriella. Quindi no, veramente penso che sia una cosa monumentale, non è da tutti i concorsi, no? A volte magari non ti mettono così a proprio agio, quindi grazie ancora. Fortuna, perché io sono convinta di mandare email tremende in cui addirittura vi ricordo che vi ho scritto non portate, no, questa ve la devo dire, ho scritto non portate i cani alle audizioni, ve lo giuro, ho dovuto scriverlo. Emanuele Scarparo, voglio dire, Forward Studios presente, è capitato, Manu, è capitato che qualche artista anni fa si è presentato con un bellissimo boxer, ma in studio di registrazione no, ovviamente, quindi anche davanti. Io due li amo follemente e quindi, vabbè, non li avrei portati, sono troppo grandi, però... Guarda, io adoro i cani, assolutamente, ma nel festival immagino che, insomma, in studio di incisione non è che sia proprio il massimo, ecco, tutto qui, però... Pensavo che le mie mail erano tremende, invece a quanto pare sono anche apprezzate. Grazie Barbara, sono contenta. Ora questo devo tenerlo nella pancia fino al prossimo anno? No, per sapere così. Ah, ok, va bene, mio, grazie. Siamo a posto. Paola, grazie anche a te, grazie davvero. Io ringrazio voi e ringrazio tutta l'organizzazione, perché anch'io ho avuto modo di trovare un ambiente veramente accogliente, lo ritrovo quest'anno e siete veramente... sinceri, è un premio bello, costruito bene, con amore, per giuste finalità, insomma, perfetto. E ringrazio anche Lucio, ovviamente. Grazie a te, cara, grazie davvero, Paolè. Barbara, grazie ancora. Grazie a te, un bacio. Grazie a tutti e davvero grazie. Grazie Fabio. Ciao. E noi continuiamo. Che...
che mi porti, e già avete fatto con calma, non abbiamo fretta, perché adesso innanzitutto io vorrei dare il premio alla personalità artistica. Eccola qua, Barbara Monte, esibizione appena effettuata, cover di Battisti e brano originale e premio appena ricevuto. Barbara, com'è andata? Penso bene. Allora, è andata benissimo, però ti confesso che in questo momento avrei bisogno di una mano bionica, mi puoi aiutare? Perché io vorrei mostrare alla telecamera il premio personalità artistica. Io cosa posso tenerti? Apro il premio, vediamo qui, facciamo. Ecco qua. Oh. Molto originali. Anzi, ti ho chiamato Barbara, non Maya, stasera come la canzone. Allora, beh, che dire, sono ovviamente contentissima e veramente anche sorpresa, perché non mi aspettavo questa cosa qua, come ho detto già sul palco, perché comunque pensavo che il premio Rivelazione Artistica, artista emergente, fosse magari più indicato per, ho visto che c'erano tanti giovani oggi qua, quindi ho detto boh, magari se posso concorro per gli altri. Invece, come ha spiegato Maria Luisa, sarà sicuramente uno stimolo per continuare nel mio progetto e quindi, come si può dire, avere anche una parte del premio Poggio Bustone, che in questo caso interviene concretamente in quello che è. Tra l'altro, Barbara, il fatto di essere emersa come personalità artistica tra tante belle personalità artistiche è anche una bella, penso, una soddisfazione, perché ho visto che tra di voi c'è stata anche molta amicizia, solidarietà in questi giorni, perciò al di là del premio che ovviamente poi doveva vincerlo uno, però ho visto che c'è stato veramente un bel clima tra tutti quanti voi in questi giorni antecedenti al premio. Sì, è vero, e come ho detto prima, cioè il fatto comunque di trovare una situazione molto umana con tutti voi, e ieri abbiamo avuto modo di visitare i posti, insomma, del Grande Lucio, e quindi questo credo ci abbia ancora più unito in una sorta di grande festa, più che di antagonismo, comunque di gara vera e propria. Abbiamo condiviso i pranzi, le cene, ieri abbiamo fatto tardi, quindi insomma davvero è stato divertente. E diciamolo, diciamolo. Diciamolo, c'era pure il vino buono, cioè. È diventata una vera e propria festa, anche qui penso che è una festa che continua. Tra l'altro, riguardo all'esibizione, una chitarra acustica, un violino e si è accesa la magia anche qui tra il pubblico, visto che hanno apprezzato moltissimo. Sì, 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 infatti oggi eravamo un po' titubanti perché c'è stato un piccolo, diciamo, tra virgolette, disguido, nel senso che io ovviamente quando poi devo cantare sono presa dalle tutte le mie pensieri, non avevo la base dietro, loro non avevano sul computer, ero l'ultima a fare il soundcheck e quindi alla fine abbiamo optato per questa versione acustica, che lo ricordo, la quale ho lavorato insieme al maestro Fabio Cuschera, che è colui che mi ha accompagnato sul palco, e quindi ancora doppiamente contenta perché è arrivato quello che magari uno si aspetta arrivi di più con una base arrangiata, invece vuol dire che il pubblico qui a Poggio Bustone, oltre ad essere un pubblico caloroso, è anche sensibile. Questo non è da tutti i posti, neanche da tutti i concorsi, perché a volte l'orecchio non è magari così addestrato, tra virgolette, a captare quello che è nascosto dietro magari due strumenti e basta. Assolutamente sì, io ti rinnovo i miei complimenti, questo essendo una borsa di studio da 1.000 euro la tengo io e ovviamente ti faccio un in bocca al lupo per la tua carriera. Tu, com'è che funziona qua? Bisogna essere così, no? Bisogna condividere. Condividere, in tempi, come... No, beh, mi veniva una battuta, però non la posso dire, perché se poi te la dico dopo quando spegniamo le telecamere. Va bene, a telecamere spente dopo ci diremo. A parte gli scherzi, io ti rendo quel che è giusto. Barbara, in bocca al lupo per tutto. E un bacio al premio Poggio Bustone, un bacio all'organizzazione e a tutti, davvero, grazie. Ciao. Ciao Barbara. I dettagli fanno la differenza, l'individuo piuttosto che la massa, la natura piuttosto che i partiti politici, la collina dei ciliegi piuttosto che Auschwitz. Una rivoluzione che continua tuttora, una rivoluzione modernissima e sinceramente italiana. Questo era su Lucio Battisti, scritto da Vincenzo Incenso. Eccoci qua. Vincenzo, io mi permetto, questo premio alla personalità artistica è un premio un po' particolare, proprio perché va a premiare quelli che sono non solo gli aspetti musicali, che è imprescindibile in questo premio ovviamente, ma anche una capacità quasi multidisciplinare, dovremmo dire, di esprimere quello che è un talento artistico. Tu appunto hai anche il talento della parola in particolare, della musica, ma anche dell'arte e poi del musical, perché in questo ambito ti dovrebbe essere dato un altro riconoscimento a sé, perché ne parlavamo poi insieme, il musical è chiaramente un qualcosa che va a creare anche lavoro per tanti artisti. Ora, tu hai realizzato Dracula con la PFM, ma mi vuoi parlare anche di Giulietta e Romeo, che invece è in uscita in questo momento, sempre con David Zard? Sì, è un progetto folle, perché insomma in un periodo di crisi David Zard ha deciso di investire tutto quello che ha e di più per,
per fare quello che sicuramente, almeno nei numeri in partenza, è il più grande spettacolo europeo. È proprio, come dire, proprio testimoniato dalle cifre. Ci sono delle energie dentro straordinarie, c'è un regista pazzesco che è questo Giuliano Peparini, allievo di Dragone, Cirque du Soleil, che sta facendo una regia visionaria straordinaria, ci sono dei cantanti straordinari e noi debuttiamo il 2 ottobre all'Arena di Verona, per cui il posto migliore per, insomma, per dare vita a Giulietta e Romeo. Quindi insomma vi aspettiamo, perché poi a Roma saremo dal 17 ottobre fino al 6 gennaio, poi Milano e poi speriamo insomma di andare avanti nel tempo. Però è veramente un progetto ambiziosissimo e coraggioso, insomma come coraggioso era Lucio Battisti, no? E mi permetto di fare anche una piccola parentesi sul coraggio. Noi abbiamo avuto le idee chiarissime stasera sulle votazioni, proprio perché abbiamo scelto la situazione probabilmente più coraggiosa, e credo che in questo ci avrebbe appoggiato anche Lucio. Cioè se Lucio questa sera fosse stato qui avrebbe votato così, perché a questi ragazzi bisogna chiedergli anche questo, oltre la capacità di stare su un palco, anche quella di avere un po' più di coraggio quando scrivono, di spostare un po' in avanti l'asticella per non fare quello che hanno già fatto gli altri, ma cercare di, come dire, fare un gradino di più, azzardare, ecco, perché credo che la rottura proprio della continuità sia la condizione per fare arte. Hai ragione davvero. Ma io vorrei chiamare qui con me il vice sindaco Alessandro Battisti, simbolicamente tutto appoggio Bustone, insomma, il premio alla personalità artistica, eccolo, chiedo scusa, carissimo, grazie. È realizzato sempre con l'aiuto di Diamond, che è la nostra, insomma, uno dei nostri sponsor. Caro vice sindaco, una parola vogliamo dirla su questo festival, nono anno, personalità artistiche di questo livello? Assolutamente sì, innanzitutto buonasera a tutti. Io vi porto naturalmente i saluti del sindaco che prima hai avuto modo di salutare. Bello, bello, emozionante vedere questi ragazzi che ritornano anche, insomma, è stata una bella sorpresa l'artista che è tornato a trovarci, ma credo che poi tornino costantemente questi ragazzi. E la cosa forse più bella, e quella che mi è piaciuto molto, è il fatto che trovino tale ospitalità. Certo. Continuiamo a dimostrare di essere un grande paese, continuiamo a dimostrare che la nostra gente è piena di altruismo, quindi che dire, aspettiamo tutti con grande entusiasmo. E allora conferiamo questo premio, Festival Nazionale della Canzone d'Autore, a Vincenzo Incenso, edizione 2013, per la sua straordinaria personalità artistica. Come puoi vedere, carissimo, c'è il simbolo anche della Camera di Commercio di Rieti, perché questo premio è in accordo con loro sul fatto proprio di voler valorizzare quanto la musica e le altre, appunto, peculiarità artistiche possano essere un mestiere, un lavoro, quindi la capacità anche di generare realmente, insomma, di diventare una professione. Quindi questo è il senso. Ma c'è, come dire, un paese questo nostro dove la cultura sta un pochino passando, come dire, nelle retrovie, no? E invece ci sono studi importanti, mi piace dire questa cosa, che testimoniano che là dove si investe un euro di cultura ne ritornano 8. È un'equazione che noi non facciamo in Italia, ma che sarebbe bello, insomma, ecco. Poi mi fa piacere che invece nelle piccole realtà, magari in piccoli grandi paesi come questo, questa regola vale, no? Quello di credere ancora che la cultura possa salvare il mondo, no? E quindi sono molto contento che anche un'istituzione che di solito magari è più, come dire, impegnata su un discorso di numeri, invece, ecco, sposi un discorso artistico. Quindi ringrazio doppiamente per questa. E allora prego che. Grazie. Eleonora, ci sei? Facciamo anche una foto ufficiale, così ci rimane pure per il paese. Grazie, grazie maestro, grazie anche di aver avuto, come dire, di aver avuto anche il dovere, diciamo, di votare come giurato, come presidente di giuria. Sarà un piacere, soprattutto sono molto contento per chi ha vinto, ecco, perché se lo merita veramente. Grazie.
Bene, bene, lo scopriremo, io neanche lo so ovviamente perché stando qui. Vice Sindaco, quindi continuiamo questa avventura? Assolutamente sì, continuiamo, speriamo che il futuro ci riservi sempre più belle sorprese, insomma lo merita il paese, lo merita il posto, lo merita Lucio. Decisamente. Grazie ancora maestro, grazie vice sindaco. Bene, e noi continuiamo. Siamo qui in compagnia di Vincenzo Incenzo, anche tu stasera sul palco del premio Poggio Bustone. Che effetto ti fa stare qui in queste terre sabine, a contatto con questo premio? La musica di stasera cosa te ne è sembrata al tuo orecchio esperto? Ma intanto è, come dire, una gioia stare qui perché è un mio limite stato fino ad oggi non essere mai venuto e per cui è un doppio regalo, oltre al fatto di, come dire, partecipare a una manifestazione importante, ma anche proprio di, come dire, toccare il suolo dove Battisti è nato e ha probabilmente ha scritto le prime cose, no? E in merito al festival invece ho trovato delle cose molto diverse, quindi mi fa piacere vedere che i ragazzi abbiano curiosità artistica, musicale, cioè esplorino percorsi differenti, con una realtà superiore a tutte, secondo me, che sono i vincitori, che non posso ancora dire, ma che veramente hanno dimostrato, oltre un grande talento, anche un grande coraggio, che sono, credo, le qualità che sarebbero piaciute anche a Battisti. Per cui, quale premiazione migliore di questa, insomma. Certamente, comunque, perciò mi sembra di capire che ci sono state belle sensazioni nell'aria, insomma, anche da parte di questi giovani artisti che si stanno affacciando, tu che hai avuto modo di collaborare con tanti artisti famosi, ma anche le giovani leve stanno venendo su bene, insomma, ci sono delle emozioni e delle sensazioni positive nell'aria. Sì, poi anche questo fatto di misurarsi con i mostri sacri, con il repertorio di Battisti, anche quella è un'altra sfida ulteriore, oltre al fatto di presentare degli inediti e va dato atto a questi ragazzi di aver avuto coraggio, curiosità e anche di aver un po' sperimentato, di aver spostato un po' l'asticella dalla canzone così come canonicamente siamo abituati a sentirla, ma di aver tentato di riviverla in maniera diversa. Quindi un complimento ulteriore va anche per questo. Perfetto, io ti ringrazio per la tua disponibilità, ti lascio tornare al tuo importante lavoro di giurato e tra poco ci svelerete ovviamente i vincitori di questa nona edizione del premio Poggio Bustone. Sarà un piacere, grazie, grazie a voi. Piacere nostro, grazie. E dopo questo interessante scambio di battute con Vincenzo Incenzo, io vado a dare la linea a Chiara che ci presenterà un'altra importante ospite di questa nona edizione del premio Poggio Bustone. Grazie Roberto per la linea, sono con Maristella Gallotti, vincitrice del premio Albarita Battisti. Grazie, sono stata davvero molto emozionata, ero quasi per piangere, credo che il pubblico se n'è accorto e meno male che non ho cantato prima perché davvero non mi usciva più la voce, è un riconoscimento che ci tengo davvero tantissimo. Credo che anche Lucio guardava dalla sua e quindi proprio sentivo, avvertivo la sua presenza, è stata una cosa meravigliosa e poi dato insomma oltre dal premio Poggio Bustone che davvero con le loro poche risorse continuano a portare avanti questo premio molto importante perché già dico è vincere, essere qui a cantare, quindi per tutti gli artisti che ho ascoltato prima che davvero non saprei chi far arrivare perché sul serio non saprei chi votare perché sono bravi tutti, perché quando salgono lì sopra si crea un'atmosfera particolare per cui diventano davvero ancora più bravi di quello che sono. Ma la cosa importante, oltre al premio Poggio Bustone, che c'era il nipote di Lucio, quindi il figlio di Albarita, che davvero per me è stata un'emozione perché poi fisicamente assomiglia molto a Lucio. Aveva qualche riccio in più Lucio Battisti, però davvero non mi usciva la voce, ecco. E quindi grazie, grazie davvero di cuore nuovamente a tutti quelli che erano qui questa sera e a voi che avete fatto anche la vostra opera, come si dice. Grazie. Prima di lasciarla andare, un pronostico o almeno la sua preferita, anche se ci ha detto che non saprebbe chi scegliere. Di quelli che, oddio mio. Degli artisti in gara, un pronostico. Ma guarda, io direi davvero tutti, perché non è che, però l'ultima, non so, Maya ha fatto questa canzone, Il velo di Maya. Il velo di Maya è, diciamo che vabbè, è un'artista già a 360 gradi definita, quindi è chiaro che è stata bravissima. E poi quel ragazzo che ironizzava sui parenti, perché comunque per Lucio Battisti, non ricordo il nome adesso, per Lucio Battisti diciamo che all'inizio è stato un po' così, era un po' restio forse perché come tutti i grandi artisti all'inizio per primi parenti, ma cosa canti, cosa fai, cosa suoni, quindi questo ragazzo mi ha trasmesso molto, mi ha dato molto. E poi direi tutti gli altri perché davvero hanno scelto, selezionato
otto canzoni, una più bella dell'altra. È chiaro che poi ognuno di noi ha una... vedere questa ragazza che ha cantato L'Ape di Maia, esatto, Il Velo di Maia. Il Velo di Maia. No, L'Ape di Maia. L'Ape di Maia era nella mia giovinezza. E, non so, mi ha... proprio una professionalità davvero a 360 gradi, perché come ho detto prima sul palco, secondo me la tecnica è importantissimo tutto, perché altrimenti appunto non resisti ore, non va definito il talento, ma appunto va definito il talento, e l'interpretazione è una cosa che si ha dentro, e se si trasmette questo, secondo me si è arrivati, ecco. Quindi niente, però andiamo a vedere dopo chi ha vinto davvero. Rimaniamo in attesa di scoprire chi sarà il vincitore. Grazie. Grazie, ciao. Vorrei invitare qui sul palco un ospite che ci è venuto a trovare oggi, Amalia Mancini, per conferire proprio quello che è il premio come miglior cover, riserva di Laghi Lungo e Ripa Sottile. Ma Amalia, un applauso a questa scrittrice che molti di voi conoscono. Fai vedere il libro, perché sicuramente qualcosa gli dice. Questo libro, che si chiama L'Enigma dell'Esilio, Lucio Battisti, è stato uno dei primi libri scritti dopo la scomparsa di Lucio, dove tu sei andata a fare tutta una serie di interviste, di incontri per capire queste visioni, diciamo. Quindi questo libro, come ti dicevo, è stato un po' il passaparola di tutti noi, perché ce lo siamo passato tra noi. Questa scrittrice ha scritto questo libro e oggi sei qui con noi. Ben trovata! Grazie. Grazie per avermi dato la possibilità di essere qui e la possibilità di ringraziare pubblicamente gli abitanti di Poggio Bustone, perché se Poggio Bustone ha dato i natali a Lucio Battisti, a me ha dato la possibilità di conoscere un luogo sacro. Io ho sempre frequentato Poggio Bustone per la sacralità, per il mio amore verso San Francesco, il quale, come è noto a tutti, nel 1208 entrò a Poggio Bustone con i suoi compagni, entrando dalla porta a valle e salutando i paesani e dicendo loro buongiorno, buona gente. Quindi è un luogo sacro, è un luogo che apre alla meditazione, alla contemplazione, apre alla poesia, apre all'armonia, all'arte, apre ad eventi meravigliosi come il premio Poggio Bustone. Grazie Amalia, grazie davvero, e noi speriamo che magari continui a scrivere libri proprio venendo qui a Poggio Bustone, perché sicuramente l'ospitalità rimane. Ma ora in questo contesto dobbiamo anche dare un premio proprio per la miglior cover. Tra l'altro daremo anche come premio il tuo libro, oltre al buono di 300 euro che sicuramente è dentro... No, chiedo scusa, perché quello è l'altro premio. È la migliore cover alla riserva di Laghi Lungo e Ripa Sottile. E ti faccio leggere il nome del vincitore. Ecco, sono emozionata. La migliore cover andrà a Deja, Serena, Andrea, venite qui sul palco per essere premiati. Lo so che sono dietro perché li ho visti prima. No, invece siete passati davanti. Bene, così passate dalla scaletta qui. La migliore cover è vostra. No, Serena, non lo fare. Grazie, sono felicissima. A voi la migliore cover, il premio alla migliore cover, il Festival Nazionale della Canzone d'Autore, premio Poggio Bustone edizione 2013, offerto dalla riserva dei Laghi Lungo e Ripa Sottile. Le mie congratulazioni. Grazie infinite. È una soddisfazione. Grazie al pubblico e a tutti voi. Apri la targa e facciamo una bella foto. Vieni, Andrea. No. I pezzi di pizza. Stava mangiando. Sui denti. Vabbè. Sorridi. Ma figure. Brava. Poi col Photoshop, Leonora, farai il tuo. Ci siamo. Grazie ragazzi. Aspetta, il libro. Lo diamo a lei. Il libro. Ecco, questo è un omaggio e il mio augurio che Poggio Bustone possa rappresentare per voi lo stesso trampolino di lancio verso il successo di Lucio Battisti e di tanti altri grandi. Ecco, grazie.
un mio omaggio, un mio piccolo omaggio modesto a voi. Grazie infinite, grazie infinite. Grazie, veramente, non so cosa dire, grazie. Grazie a voi, grazie Amalia, sei stata veramente gentilissima. Amalia Mancini, Ideja, per la migliore cover. E procediamo con il terzo classificato e vorrei qui con me la giunta di Poggio Bustone per dare questo premio. Vice Sindaco, torniamo qui. Vincenzo, Angelelli. Sto qui. Virgilio Falilò. Buonasera. E il nostro assessore alla cultura Angelo Giordani. Chiedo scusa, ho foglio ovunque. Buonasera a tutti. Allora, insomma, questa edizione io lo chiedo a questo punto al nostro assessore alla cultura. Che ne pensi? Ma i ragazzi tutti bravi, splendidi. L'organizzazione è ottima. Speriamo il prossimo anno di continuare su questa strada. Prossimo anno decennale, andiamo cose serie. Vincenzo! Vincenzo, tu che dici? Io vorrei ripetere quello che ha detto Angelo. Sono stati bravissimi tutti quanti. È veramente difficilissimo scegliere. La giuria fa un arduo lavoro. Hai cantato, Virgilio? No, io non canto. Ringraziamo. Suono la tromba con la banda di Poggio Bustone. E niente, ringraziamo tutti questi ragazzi che hanno partecipato a questo concorso e niente, una buona sera a tutti e al prossimo anno. Decisamente, allora chiamiamo qui la terza classificata, faccio leggere. Barbara Monte. Barbara Monte, Fabio, salite entrambi. Forse sono dietro, non lo so, spero che gli artisti non si siano dati già. Barbara, ci sei con noi? Cara. Altro premio, continuiamo qui. Grazie. Vorrei innanzitutto ricordare che il terzo classificato vince un buono di 300 euro. Tu vai a casa arricchita, però, 300 euro di strumenti musicali. Potrei comprare un prosciutto, che dici? Lo riporti così. Fabio? Grazie. Grazie davvero, grazie. Dentro c'è proprio la busta, vero? Facciamola vedere perché c'è il buono. Vorrei ringraziare Roberto Tiberti, che so che non salirà per timidezza. Grazie di cuore Roberto, perché permetti a questi ragazzi di andare avanti, insomma. Quindi grazie davvero a Musicisti di Rieti. Andate, comprate lì gli strumenti perché sostiene davvero questi progetti. Eleonora, con le foto ci siamo? Grande Eleonora. Aspetta che... via. Andata, grazie. Grazie Barbara, grazie cara giunta, vorrei ringraziarvi davvero tutti. Bene, continuiamo con il secondo classificato e vorrei chiamare qui con me Marzia Apice, caporedattore di 4Arts e il consigliere regionale Daniele Mitolo qui con noi oggi per dare questo premio. Marzia fa proprio parte della giuria, ormai da anni, anche perché è una addetta. Carissimo consigliere, piaciuta la serata? Sì, moltissimo, grazie per l'invito, sono stato molto contento, bravissimi ragazzi, bella musica, bel posto. Bene, Marzia, tu sei ormai una di casa davvero, qui è stato difficile votarli? Dunque, è stato abbastanza complicato perché i ragazzi erano tutti molto bravi, però insomma ci siamo un po' consultati e alla fine è uscito fuori... Ricordiamo che cosa è il tuo premio esattamente? Dunque, allora, 4Arts è un giornale web che si occupa di spettacolo e di lavoro nel mondo dello spettacolo, per cui a noi interessa molto seguire diciamo, i mestieri dello spettacolo, per cui anche la musica e i musicisti. Il nostro premio consiste nel seguire il vincitore, quindi, nella sua carriera, quindi in tutte le cose che fa, da qui ai prossimi 6 mesi. E l'anno scorso abbiamo premiato appunto Paola Rossato, che mi ha fatto piacere rivedere sul palco, che è stata una bellissima scoperta perché è veramente una brava artista. E l'abbiamo seguita insomma con grande piacere. Bene, e allora siamo pronti a decretare questo vincitore? Lo faccio dire a lei o... Ditelo anche insieme, scusate, siete in due. Vai. Simone Cocciglia. Secondo classificato Simone Cocciglia. Grande Simone. Grazie mille.
appunto. Ah! No, per dire, grazie mille. Ah, non so che dire. Vabbè, grazie mille. No, mi riprendo un attimo. Grazie mille. E, che altro dire? È stato un vero, sì, è stato un vero piacere, un onore per me già essere qui, quindi questa cosa mi fa bellissima. E, mi fa bellissima, sì. Dico delle parole che non esistono, non ci fate caso. E, è tutto. lo volevo dedicare a mio padre, così, basta. Ok, grazie. Simone, torni a casa anche tu con sti parenti, vai là e via. Ma quando l'hai scritta quella canzone, che t'hanno detto, ti prego? In realtà non è che l'hanno, forse l'hanno sentita da pochissimo, perché comunque, infatti molto probabilmente cambio casa, molto bene. È possibile, sì, capirei, capisco, vabbè. Grazie! Grazie. Grazie, grazie Simone Cocciglia, grazie al consigliere regionale Daniele Mitolo, Marzia Apice, For Arts, continua a sostenerci Marzia, non ci mollare, piano piano però, certo, scalette, ok, e siamo arrivati al vincitore. Emanuele, mo sali sul palco però, Emanuele Scarparo, i Forward Studios, vi ricordo essere una delle realtà più importanti d'Europa, perché sai, in tutto ciò ricordiamocelo. Ciao caro. Buonasera a tutti, buonasera. Allora, che dici? Finito. Sto qua solo. È vero, però piano piano. Del palco, eh? Abbiamo ingrandito, no, che quest'anno non abbiamo avuto gruppi, quindi il palco sembra più sgombro, però in realtà la musica è arrivata uguale. Assolutamente. Anche studio. Infatti volevo fare un ringraziamento a tutti gli artisti che non hanno passato le eliminatorie, perché sono stati eccezionali, veramente tutti quanti. Siete voi ad essere eccezionali, perché in questi tempi di crisi regalare due giornate di studios, sapendo i costi, sapendo tutto, la manovalanza che ci serve. Grande Luciano Dorani che è con noi in quei giorni di studios pieni, riusciamo ad ascoltare così tanti ragazzi, facendoli sentire a casa, a loro agio, mettendoli in condizione, cioè è stupendo. Beh, è sempre bello dare la possibilità a ragazzi che hanno voglia di fare e comunque sia di creare bella musica. E qui comunque sia sono arrivati ragazzi che hanno dimostrato di essere all'altezza dei grandi artisti italiani. Vero. E allora io vorrei invitare qui con me la giuria per conferire questo premio, il primo premio di questa edizione 2013. Siete pronti a salire tutti quanti qui con me? Emiliano, Marzia, Massimo, Marco, Testoni. Eccoci. Così possiamo chiamare il vincitore e chiudere la serata. Sì, è che è sempre un peccato poi, tra l'altro. In realtà non andate via perché c'è anche la torta per tutti, quindi mangiamo, certo festeggiamo, arriviamo al nono anno vivi, siamo già contenti così noi, quindi festeggiamo. Figuriamoci il prossimo che cosa sarà. Speriamo, Marzia, scali due proprio. Ok. Ecco Emiliano Girolami, Marco Testoni, Massimo Rossi, ciao, Francesco Rinaldi e Vincenzo Incenzo, presidente di giuria. Marco, che dici? Che bello. Dico questo qui e io sono contento per, come ha detto prima Vincenzo, perché ha vinto. Sono veramente contento perché proprio se lo merita proprio, ma, unanimità completa, no? Proprio. Vero, proprio. Fermi tutti che mi sono dimenticata di ringraziare anche il nostro legale, Patrizia Schifi, che ci aiuta. Scusate, ma questa era doverosa, l'ho vista adesso passare e no, l'avevo dimenticata, assolutamente. Sì, infatti, ci sono, eccolo, ok. Emiliano, tu che dici? È il primo anno tu che vieni al premio Poggio Bustone e a Poggio Bustone? Sì, è il primo anno, è anche la prima volta che faccio il giurato. È divertente, interessante, condivido il giudizio, come dicevamo, è all'unanimità. Bello, torno pure l'anno prossimo. Va bene, noi ti aspettiamo, ti vogliamo con noi. Francesco, aspetta. Eccomi. Come... Forse avete sentito prima, io lavoro per una rivista di musica,
Allora pensavo di invitare i vincitori a fare due chiacchiere con me, così magari gli facciamo anche un articolo sul mensile. Chitarre si chiama. Lorenza, prendi nota, nostra cara addetta stampa, fai il tuo già fatto. Grazie Emiliano, grazie, grazie a Chitarre chiaramente che ci permetterà questo. Riferisco. Va bene, grazie. Francesco, ciao. Qui a Rupoio, come dicono i poiani. Sì, no, voglio dire che prima tu mi hai intervistato a metà, ecco, ma c'era ancora da ascoltare. E devo dire, rispetto a quella cosa che ho detto, no, che è difficile cantare le canzoni di Lucio, però poi è uscita fuori questa ragazza che ha fatto un arrangiamento, soprattutto chitarra, no? Soltanto e la voce di questa ragazza è una cosa straordinaria. Tu dici della migliore cover dei Deja, che hanno vinto la migliore cover, dici? Sì, 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 sì. Beh, molto raffinata, devo dire. Concordo, veramente bella. Massimo, e tu tanto non vuoi parlare mai, io lo so, ti invito sempre sul palco, però insomma, primo anno da giurato, però ci aiuti sempre. Massimo Rossi è una delle persone che ci aiuta di più, sei l'ambassador del Monpeo in corto, come dicevamo, ruolo bellissimo per la nostra provincia. Da un lato potresti essere tu il prossimo ambassador del premio Poggio Bustone, faremo questo ruolo per te. No, grazie, io amo la musica, questa è la cosa principale, il resto non voglio veramente saperne, scherzo. Vorrei ringraziare veramente Luciano Torani, guarda, posso fare questa cosa perché è una persona che ha dato tanto alla musica e sta dando tanto alla musica italiana, una cosa pazzesca. Poi grazie a Vincenzo che veramente... da libri di storia della musica lui sarà, sì. Credetemi. E io farei leggere proprio a lui il nome del vincitore o dei vincitori, qua ormai ho foglietti da tutte le parti, sì. Siamo pronti? Sì, anche argomentandolo direi questo primo posto, nel senso che abbiamo voluto e ci siamo trovati tutti, come dire, in sintonia, ma era facile. Perché abbiamo apprezzato di chi ha vinto una straordinaria capacità creativa, intanto un talento veramente superiore alla media, una pulizia nel suono, nella vocalità eccetera, e poi anche una capacità di scrivere il pezzo, di far viaggiare le parole e la musica tutt'altro che scontata in maniera così sincronica, insomma, cioè veramente un pezzo dove voce, musica e testo viaggiano insieme. Quando questo succede è sempre un piccolo miracolo, quindi insomma siamo veramente contenti di dare il primo premio a chi già ha vinto nelle cover e si conferma anche negli inediti, i Deja. Serena, Andrea, tornate qua, Serena. Vogliamo intanto ricordare qual è il primo premio? Allora, il primo premio per il primo classificato offerto da Forma Studios ai vincitori del concorso Poggio Bustone. Serena! L'abbiamo ricreato. Grazie mille. Adesso piange. Mamma mia, scusatemi. Non pensavo proprio di vincere. Scusatemi, accidenti. Grazie tante. Questi sono dei segnali che mi danno la forza per continuare a scrivere la musica e che sento senza programmarla a tavolino pensando che debba riuscire a vendere o a farsi per forza, come si dice, strada nel grande mercato, come si dice, perché so di scrivere delle cose un po'... Boh, non so, mi ha sempre penalizzato, almeno qui. Vi ringrazio, scusate, finisco di parlare perché sennò dico solo cavolate. Passo il microfono anche a Andrea. Beh, ringrazio tutti, soprattutto per quello che è stato detto, anche della nostra musica ci riempie di orgoglio e di voglia di continuare, di speranza. Esatto. Grazie ancora, veramente. E allora ecco questo premio. Emanuele, saranno da voi ancora al Forward, ci organizzeremo quanto prima possibile. Tornate a Roma, ai Castelli, a Grotta Ferrata. Contenti? Contentissima, grazie.
Evviva i castelli, certo, hai ragione. Anche. Bene, questo connubio Poggio Bustone Castelli, niente male. Posso permettermi di ringraziare la signora Luciana che ci ha ospitato qui? Sì, che lei mi ha detto ieri: ah, guardate che dovete vincere, perché qua stanno solo quelli che vincono. Ah, è vero? Ah, sì. Eccola lì la signora Luciana, grazie. Grazie, ma mi dicevi, aspetta un attimo, che si aggiunge anche un altro premio in realtà, Vincenzo. No, non è un premio, ho portato per il premio Poggio Bustone il mio libro sulla storia della canzone italiana, siccome ne ho un'altra copia mi faceva veramente di cuore piacere darlo ai vincitori, perché sono rimasto veramente, come dire, piacevolmente sorpreso che ci sono ragazzi che hanno coraggio musicalmente, in un periodo in cui di talent show, di appiattimento totale, e se lo accettate mi fa piacere darvi anche questo ulteriore pensiero. Quindi lo vado a prendere, proprio scendo adesso e lo vado a prendere. Va bene, Leonora, con le foto siamo a posto? Perfetto. Va bene, io a questo punto vi inviterei a fare una cosa, in realtà non è tardissimo, però se vi andasse, la volete riproporre visto che avete vinto? Vi va di ricantarla con loro, dato che è stata così bella? Ti va? Sì, certo. Allora Andrea, prendi la chitarra, ci risistemiamo. Si può fare, Luciano, mi meni? No, si può fare, si fa. Ci siete? Sì, sì. Certo. E prima il libro. Aspetta. Grazie. Con ammirazione, da un primo fan, ecco, visto poi ne avrete sicuramente tanti altri. Complimenti. Allora siamo pronti a riesibirci, vi rilascio il palco. Grazie. A te Serena, a te Andrea. Deja, vincitori del premio Poggio Bustone 2013 e della migliore cover. Non scendo, non scendo, non scendo, no. 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 Danzano al sole gli indiani. Sembrano tenere un passo pregno di passione. Non scendo, non scendo. Volta e risvolta, dritto, rovescio, stop. Vola, non scendo, vola via il calzino. Vola, vola via la gonna. Questo vento presuntuoso vuole comandare. Scivola, libera, ma ben salda il filo teso e danza l'unica regola è restare salda il filo teso. Abbiamo il piacere di avere con noi Maria Luisa La Fiandra, direttrice artistica del premio. Quest'anno devo dire veramente una grandissima edizione, grandissima qualità. Il festival è andato sempre più crescendo. Sei d'accordo con me in questa analisi? Ma secondo me da un po' di anni non so più come potremmo crescere, lo ammetto. Sono talmente eccezionali, ma questo non perché siamo bravi noi, lo voglio dire. Abbiamo veramente in Italia tanti, tanti talenti e che non hanno spazio e che non c'è la possibilità in realtà di esibirsi. Quindi loro lavorano, si sacrificano, realizzano, costruiscono e poi non hanno molto modo di crescere su un palco. Però il premio e il premio Poggio Bustone premia il vero talento. Questa credo che sia una bella cosa di cui potete anche un po' fregiarvi e vantarvi, forse. Ne siamo fieri, ma siamo fieri perché siamo dentro Rieti e un paese come questo non potrebbe non avere un evento serio davvero che attiri talenti da tutta Italia, a dovere. Okay. Maria Luisa, io ti lascio al tuo lavoro, buon proseguimento e buona musica. Grazie, grazie assolutamente. Scivola
Grazie. Andrea Varnier alla chitarra acustica. Io sono Serena Finatti. Grazie, grazie di cuore. Grazie a te, grazie ai Deja. Vi ricordo soltanto che quello che avete visto qui questa sera lo rivedrete da un lato su RL TV prossimamente, dall'altro su... Siamo con i vincitori del premio Poggio Bustone, i Deja. Siamo stati... abbiamo portato fortuna prima. Accidenti. Ve lo aspettavate? Domanda di rito. No, 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 assolutamente no. C'erano tantissimi artisti molto bravi. Ma probabilmente non me l'aspettavo perché già avendo ricevuto il premio della miglior cover io andavo già a casa più che contenta, insomma, però l'emozione di aver vinto è proprio fortissima, infatti potrei sbagliare tutti i verbi. Ti abbiamo visto molto commossa al momento del premio. Sì, perché come dicevo sul palco, questi sono dei segnali che mi spingono a continuare a credere in quello che sto facendo e a metterci tutta me stessa, insomma. E ne avevo bisogno, ne ho bisogno come tutti gli artisti, ovviamente. Quindi, e se ne ha sempre bisogno, esatto. In questo caso è andata bene a me, insomma, e quindi me la voglio godere. Ma ambassa di premi per voi, io vi faccio i miei complimenti. Adesso posso svelare che eravate decisamente i miei preferiti, quindi... È stato un piacere vedervi, speriamo di riavervi. In bocca al lupo per la vostra carriera, che passa anche per Poggio Bustone. Certo. Lunga vita al lupo. Esatto. Come si dice. Grazie. Grazie a voi. E così i riflettori si stanno per spegnere su questa nona edizione del premio Poggio Bustone, edizione 2013, che ha visto i Deja, il progetto dei Deja, trionfare sia per quanto riguarda la migliore esibizione, la miglior cover, sia per quanto riguarda il miglior brano originale. Ma abbiamo visto anche un premio alla personalità artistica attribuito a Barbara Monte con il suo brano Il Velo di Maya. Davvero una bella serata piena di tanta bella musica. Cosa ne pensi, Chiara? Come hai trovato le esibizioni degli 8 artisti? Una serata ricca di sorprese artistiche, una bellissima serata che si è svolta in maniera molto tranquilla, un pubblico che ha partecipato e quindi speriamo si riproponga il prossimo anno con la stessa intensità. Assolutamente sì, e questo pubblico sta, appunto, come potete vedere alle nostre spalle, sta in questo momento liberando questo piazzale che è stato veramente gremito, i Giardini di Marzo, appunto dedicati a Lucio Battisti, proprio qui a Poggio Bustone, il suo paese natale. Noi salutiamo e ringraziamo tutti gli amici di RLTV che ci hanno seguito, che hanno seguito i brani, che hanno seguito questi 8 artisti, che invitiamo tutti quanti i telespettatori a seguire questi percorsi, queste nuove forze della musica italiana che ho trovato davvero molto interessanti. Anche tu, Chiara? Sì, speriamo che la nuova onda musicale italiana passi anche per Poggio Bustone. Assolutamente sì. Perciò un saluto a tutti quanti, buon proseguimento con i programmi della rete.